ricordare per il futuro, ovviamente, perché ricordare questo edificio, ricordare questa storia della chiusura è fare cultura in un qualche modo. E perché questo luogo deve ridiventare, cioè adesso è un contenitore vuoto, bisogna riempirlo di contenuti, solo allora tornerà ad essere un luogo che darà cultura e farà progredire questa città, ma anche tutta la regione, perché questo edificio è stato il luogo anche della regione Abruzzo. La psicofarmacologia ha consentito di portare avanti discorsi, diciamo, più alti forse, cioè quello della fine del pregiudizio, dell'integrazione, del considerare il paziente psichiatrico come una persona che ha i suoi diritti, deve essere considerato come persona uguale a tutti gli altri, che ha un problema. E questo processo, che è iniziato tanto tempo fa, deve continuare. Ora la psicofarmacologia ha fatto dei progressi enormi, riesce a controllare molte patologie psichiatriche, cioè quelle che più hanno la loro origine in, come dire, in disfunzioni biologiche. Ma oggi il mondo, come forse ho accennato prima, è pieno di disagi. I disagi vanno affrontati in un altro modo. Il disagio non è una malattia psichiatrica. Oggi purtroppo c'è questa tendenza alla psichiatrizzazione del disagio. Se le pensi che oggi, se una persona perde, se un soggetto perde una persona cara, spesso viene impedito a questa persona di elaborare il lutto, confondendo il lutto con la depressione. Sono due cose completamente diverse. Per me è stata un'esperienza straordinaria. Io sono entrato in questo ospedale allora, nel 72, proveniente da Pisa, dove ho studiato e mi sono laureato, con dentro di me delle idee, e sognavo di chiudere l'ospedale psichiatrico. Questo sogno, per una serie di circostanze, è diventata realtà. E poi un'altra cosa, mentre ero qui ho scoperto che qui era stata fondata la Società Italiana di Psicoanalisi, però in tutti i testi si leggeva che la società era stata fondata a Roma nel 1931 insieme all'Università di Teramo e all'Università di Chieti. Organizzai questo convegno che durò 3 giorni. Alla fine del convegno l'allora presidente della Società Italiana di Psicoanalisi disse che Teramo è la sede dove è nata la Società Italiana di Psicoanalisi. E dopo il 95, anno in cui venne organizzato questo convegno, su tutti i testi usciti dopo il 95 non c'è più Roma, c'è Teramo.